Lex, mi sono svegliata. Dove siamo? Siamo in una città apocalittica. Guarda, c'è un fantasma incastrato lì. Per fortuna è incastrato. Perché se no ci avrebbe già saccagnato di botto. Ah, Qui sei ve la liberato, sei liberato. L'H di un elicottero. Quanto mi viene questo posto? Ho paura. Che cos'è? Cioè, è tutto rosso. Attenzione, Cioè... ce ne sono tre. Vediamo cosa c'è nella cassa prima di tutto. rosa Dei pure questo. libri. Prendili Due libri. tu. Survivor log. Survivor guide. Guide. Non... Qua Aspetta. c'è una piuma, un lingotto di ferro e un biscotto che lo prendo io. Sto guardando. Non so quale devo leggere, ma secondo me prima questo, perché qua c'è scritto Welcome. Quindi, benvenuto viaggiatore nella città caduta. Ok, la macchia rossa si è diffusa in tutta la città e oltre. E ora devi combattere per sopravvivere. Bene, benissimo, Evviva! Vabbè, fantastico. guarda quanti cuori che abbiamo. Questa Sono è una cosa positiva. Attenzione 30. alle molte creature mutate. No, aspetta, non mi piace questa cosa. No, non mi piace. Vabbè. Che abitano in questa città, anche se ricorda che lupi e ragni combatteranno al tuo fianco. Ok, c'è un'altra pagina. Sì, sono quattro. Sono quattro. E come vado all'altra pagina? E... Ah, così. Ok. Sorry. Hai anche sperimentato una mutazione. Cioè? No, no. Aspetta. Con la tua forza potenziata puoi saltare da qualsiasi altezza e sopravvivere. Bella Che sta bello! casa! Mi Possiamo piace. saltare e non farci male. Molto bella. Anche se per sostenere la tua nuova forza devi costantemente mangiare. È come Flash che per correre così veloce deve mangiare in continuazione. Vabbè. Buona fortuna. Beh, dovrebbe essere migliore fortuna, però vabbè, penso si intenda buona fortuna comunque, perché Sì. io sapevo che era good luck, però vabbè, la interpretiamo così, so. Vabbè. Cioè, alla fine credo che sia lo stesso significato, no? Va bene, ok, non so se essere L'altro cosa felice o dice? triste, un secondo, dammi tempo. Finalmente un posto dove riposare. Ma l'hai preso qua, un posto dove riposare. Vabbè. Ho trovato i tetti il più sicuro. I tetti. Sì, i tetti dei palazzi sono più sicuri perché i mostri sono in basso, probabilmente. Ah, io tipo leggo, ma nel. Cioè, boh, ho paura di leggere male perché ok che è l'inglese, però non sono così. Vabbè, per stare la notte. Anche se da nessuna parte è completamente sicuro in questa città. Ok. Ho raccolto i rifornimenti e ho creato una base all'ultimo piano di questo edificio. E anche se dubito, credo sia dubito, sì, Sì. di poter restare qui a lungo. Meglio continuare a muoversi. Va bene. Chi è questa persona? Beh, È qualcuno che ci aiuta. di sicuro gli voglio bene, mi tengo i libri qua. Va bene, andiamo giù a vedere. Tu sei stata già giù. Beh, io ero qua. Ero Ok. qua. Qua, infatti, qua c'è una cassa, non l'avevo neanche vista prima. Torce. Queste le prendo io. Ma sono rosse anche queste. Beh, mi sembrano. A parte che io ne ho piazzata una, ma ce n'era una là. Me ne hai fregata una, mi sa. No, non lo so, ne ho 64. Allora, qua penso. Come no?
spezzato due torce e sono sparite. Ah no, e allora non rompiamo niente. Vabbè, bene, meglio scoprirlo così che cercando di rompere qualcosa di più Qua c'è da prezioso. mangiare. Cibo! Non prendiamo non tutto quello che. Non riempirti, lasciane Scusa, questa cos'è? Ascia. Una la prendo, Elena. una, poi un Accendini accendino e e i razzi. razzi, non so cosa servono, ma li prendiamo. Allora, i razzi tecnicamente l'unica cosa che so è o per fare un bello spettacolo di fuochi d'artificio, oppure per... ahia, mi so cioè, ho picchiato col controller sulle cuffie. Vabbè, per l'elitra. Ma se non c'è l'elitra, come usiamo ciò? Vabbè, continuiamo a esplorare il palazzo intanto. Sì, comunque ho visto nella Allora. tua schermata che c'era un fiorellino, che ecco questi qua sono tipo uno tra i miei preferiti, adesso me li mettono anche rosa, il top direi. Vabbè, il letto di Qua sicuro lo vedo che possiamo la comunque scala è mettere chiusa, però noi dobbiamo scendere, quindi in che senso è chiusa? Ah, ecco c'è una. perché c'era la lascia. Togliti! Che abbiamo 20 cuori, però sai, picchiarti non è cosa migliore. Ma dalla mia schermata ci sono passato dietro, in realtà. Poi non lo so. C'era una porta, non l'ho vista. Dove? Dove sei? Qua non c'è niente, solo un letto. Qui c'è una cassa. Due di pelle e un filo. Prendo, lascio qua. Prendo Ah, prendi, prendi. tutto. Portiamo su nella cassa sopra. Potrebbe Ah, ok. servirci. Qua fuori c'è una cassa. La terrazza è questa qui, però. Vedo delle scale qua, tipo. Forse si sale da un altro punto? Sì, probabilmente da sopra. Proviamo Ok. ad andare. No, ma no, intendo che le scale secondo me sono di sotto. Perché vedevo un buco. Vabbè, noi esploriamo tutti i piani e poi vediamo. Ok? Ah, qui c'è una cassa. Due bastoncini e dei semini. Ci iniziamo a fare una coltivazione di roba infernale? Anch'io ho trovato i semini. Boh, proviamo a scendere. Qua, hai visitato anche Sì, l'altra, quella no? l'ho vi vista. Ah, Hai chiuso la porta dopo. Sono tre stanze. sono tre? Sì. Allora mi sa che l'ultima non l'ho vista. Ne ho viste due io, una te. Vabbè, inizio dal fondo stavolta. Così almeno non me la... Ho sentito tipo il rumore dell'Enderman. Ho trovato un libro Nuovo. Secret Stash di Jenny originale. Certo che la tua pronuncia proprio. Sono di un'altra epoca, l'inglese lo insegnavano all'italiano. Visitato tutte e due le stanze. Sì, il libro C'è un prendilo. mostro! Dove? Qua! Mi ha tolto 5 cuori con una botta. Altro che Oddio. 30 cuori qua, vanno via come il pane. ma qui non abbiamo pane. Dov'è il libro? Ce l'ho Ce n'è io. uno? Si teletrasporta? A quanto pare c'ha il potere dell'Enderman. Mi sto un attimo cagando Lo sotto. sento muoversi, non so dov'è. Vabbè, ti do il Dammi il libro. libro. Dov'è? Qua? Aspetta. Allora. Ammazza lo aspetto, se no non riesco a leggere. Caro Giovanni, ho lasciato un regalo di separazione per te. Non ho capito, però. John, Giovanni, cioè. Sì, John in John, italiano è Giovanni. ok. No, perché io ho l'abitudine di tradurre anche i nomi. Allora, dicevo, ho lasciato un regalo di separazione per te nascosto nel garage dell'ospedale. Siamo Sì, in un ospedale. ho visto che sul tetto c'era l'H, quindi L'H credo che sia per gli elicotteri. Vabbè, anche comunque per siamo in un l'ospedale. ospedale. Vabbè. Si spera che ti garantisca alcuni oggetti per sopravvivere più a lungo. Stai forte, Jenny.
Ok. Jenny, John. Sono la stessa persona. Jenny John. Vabbè. Jenny, sarà Jennifer. Ma quindi ci sono due persone. Ah no, Jenny è la persona che ha dato il coso e John è quello che l'ha. Sì, Ok. praticamente noi Ma chi siamo. è John? Scusa. Conosci Dai, un faccio. John? No, probabilmente non sono per noi questi libri, però ne facciamo buon uso. Andiamo giù. È un ospedale perché vedi ci sono le stanze con tutti i letti. Zombie. Sì, ma una spada forse era un pochino più utile di un'ascia. Non crede, signora Jenny? Ci sono due creeper! Tenta che c'è il distruggilo, se riesci. Se ci vogliono 10 anni. Cassa. Ho trovato due frecce e della pietra Mi dai focaglia. una mano? Arrivo. Un attimo. Non si rompe! Non è che ci vuole un piccone? E magari torniamo dopo, se no non riusciamo, dai. Libro vuoto, un carbone. Dove sei? Sono giù. Sei già giù, aspettami, ci sono i nostri. Appunto, per questo. Sai cosa? Una piuma e un'ampolla. Lascia Una torcia, un po' di le porte aperte, né, che poi capiamo dove ci siamo ok. stati. Sai cosa però? Dimmi. C'è la cassa, abbiamo lasciato una cassa quella del terrazzo perché io non sapevo da dove si è E combattuto. dopo ci andiamo. Tanto al massimo ci buttiamo dal tetto perché sai che No, prendiamo danno, vero? possiamo saltare qui. Cos'è, freccia? Frecce, sì, buono. Sento ragni. Però i ragni ha detto che sono nostri amici, no? Sì. Quindi, tecnicamente. Freccia ma non arco non mi piace, però, eh. E tutti questi rumori di mostri neanche. Quercia. Altri segni. Io vorrei una spada e un piccone. Chiedo poco. Cioè va bene anche di legno, ma. Un ferro, una torcia. Zombie, Ti giuro che ho paurissima. zombie, zombie. Vai. Biscotti. Tutti biscotti, Biscotti, anguri e fili. Una persona cattiva. Dammi i biscotti! Allora, to. Sono l'unica gioia della mia vita, ok? Quindi sono miei. Anche quelli che troverai in futuro. Attenzione. Chiudiamo la I porta. compensi dei zombie piccoli sono lentissimi. Sì, la cosa buona. Attenta dietro. Oh mio Dio! Ma stiamo scherzando? Magari ci dà la spada, con la spada. Nada. Ho poca vita, ti prego, dammi una mano. Mangia, mangia. Sono un spawner. Uffa!
prendo io, prendo tutto. Grazie. Sono gli spawner, dobbiamo rompere gli spawner. Ma non abbiamo manco un piccone, cioè, non hai del ferro? Ho due di ferro. Due di ferro non bastano. Però abbiamo preso dei tronchi, quindi magari possiamo farlo di lungo. Nel frattempo. Eccomi. Muoviti, ho bisogno delle mie cose. Dove sei qua? Dammi prima l'ascia. L'ascia. Grazie. Nessuno! Tocca! Lex! Del cibo, le cose. Luce! Le torce te le ho già date? No! Ti do metà delle mie. Le altre cose non ti servono. Perché non ci sono le mie torce? Ma ci sono altre cose qua, prendile, sono tue. Biscotti! Spawner! Ah! Facciamo una cosa, andiamo su a fare un piccone di legno. E una spada. Mi sta venendo il mal di testa a girare da tre ore. Per fortuna che a scendere si può scendere di... a saltare. Allora, ah, questo. Ma perché non posso mangiare la mela? Ah, perché sto recuperando la vita, quindi devo, vabbè. Allora, faccio una spada. Posso farla d'oro, la vuoi d'oro? Beh, se... No, è uguale a quella per... Come... Come potenza è uguale a quella di legno. È farla di legno. Quindi non vale la pena. L'oro lo terremo magari per fare le mele d'oro, no? Mm-hmm. Allora, ti do la spada. E andiamo giù a far fuori quei cattivi. Tu ce l'hai di ferro? Sì, io l'ho fatta di ferro. Oh, bravo. Ma bravo che hai dato qua me quella in legno soprattutto, perché sei, quello, sei tu più bravo. Che stra... Guarda, io chiudo gli occhi e vado avanti. No, aspetta, cosa sto facendo? Ma io no, tengo aperti gli occhi. Ma è fastidioso, capito? Quanti piedi mancano? Tu sei di, sopra di me esattamente di un... guarda, vedi? Sì. Ora ti ho raggiunto. È perché mi hai fatto sbagliare e sono andato giù. Ci è venuto un po'. Alleluia. Allora, adesso... Dice la cassa. L'hai già aperta? Sì, l'avevo già aperta. Allora, andiamo a vedere nel garage cosa ci ha lasciato. Aspetta, qui c'è una porta anche. Ah, la va fuori. Non vado fuori. Attenta. No! Oh oh.
Dietro! Vieni dentro, secondo. Dentro è peggio! Ah, hai lasciato la porta aperta. Ho poca vita e qui la recuperi... Dammi la spada. Ti zombie sono una cosa incredibile! Ma viene giorno in questo posto? Sì, viene giorno. Allora, vediamo cosa ci ha lasciato qua. Poi saliamo, qua ci sono le scale per andare sul tetto, vedi? Aspetta, ma io ti stavo buttando la roba e tu hai lasciato tutto all'aria. Preso? Sì. Quindi, questo è il garage ma non c'è la mazza. Qua, guarda, c'è una cassa. Diamanti e due spade. Oh! Ora ce ne dà le spade! E poi c'è una perla di Ender. Belli diamanti! Dai, prenditi la spada. Oh! Ho paura! Non possiamo andare a dormire? Che forte! Andiamo, andiamo. Oddio! Ci sei passato a fianco! Ma che serve? Tanto sono... No, non entra, non entra. Andiamo. Però non stress... Aspetta, scusa. Ci sono dei letti, no, qua? Dormiamo qui, no? Scusa, io mi prendo la prima... No, andiamo su. Ha detto che il posto è il tetto. Yeee, sì, ma è una noia, dico darci l'elitra, no, 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 non datecelo l'elitra. Cioè, ho imparato ad usarlo perché sono andata a casa di Lix. Abbiamo fatto un sacco di prove e dopo un'ora ci siamo riuscite, no? Ho imparato a usarlo anche qua perché ho aperto una partita in creative e però non ce lo danno, no, non ce lo danno, non ce lo danno. Non vuoi te triste? Allora, lasciamo qui delle cose. Allora, questo, la carne marcia, la perla, l'oro. Salve! Ma facciamo gli archi. Arco, arco, arco. Servono i bastoncini, no? I bastoncini ce li avevo, ma mi sa che... Allora, facciamo i bastoncini. Mi dona il cappellino? Ho cambiato colore da verde, adesso è tipo violetto. E cos'ha questa cappellina? Respirazione 2, ah, bellissimo. Se un giorno avremo un incudo, ne me lo riparerò intanto. Metto via le altre cose. Ok, ti do un arco a te. Per la bianca. Che poi c'ha una forma questo arco che... Non sai. So. Tu quante frecce... Dammi... Tu hai quante frecce hai? No, zero. Ah, bene. Te ne lascio qua la cassa. Io ne tengo due, tu ne tieni tre. Anzi. Mm-hmm. Tu due, io tre, perché io sono quella... usa di più. Mi hai fregato la spada. T'ho fregato la spada? Ops. Te l'ho lasciata qui nella cassa. Nella cassa. Ok. Vabbè, i libri li teniamo qua, ok? Oh. È già giorno, altro che andare a dormire. Ma dai! Ok, andiamo a vedere quella cassa sul terrazzo. Scusa, guarda. Un ragno sul tetto? Ma è enorme! Ma tanto siamo amici. Che inquietante.
Lì c'è un'altra cassa. Eh sì, poi andremo a visitare i vari edifici qui attorno a trovare altre cose che ci possono servire. Da che parte è il terrazzo qua? Qua. Boom. Bello! A te l'onore. Della non morte, bello! Altri fili. Carbone. Ossidiana. Ti prego, non dirmi che dobbiamo andare nel Nether. No, allora. Siamo già nel Nether praticamente. Direi che ci possiamo fermare così. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se è così, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi le prossime novità. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao!